Ciao amici di Italia Top Games, rieccoci qui. Che dirvi? Sto giocando questo fine settimana, ma se posso dirvi la mia, che ho fatto? Sono partito subito, vabbè. Se posso dirvi la mia, non giocate il fine settimana se potete, meglio gli altri giorni. Vediamo stasera come vanno le cose, Appassionati del gioco ma d'azzardo di tutti, benvenuti. Le non tribune sono sono così gremite. convinto. D'altra parte, Sicuramente clima non è la peggiore qualità oggi. di ieri, Venti di tifosi venerdì. ad accorrere Comunque, allo stadio. vediamo che succede Non c'è oggi. una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande C'è serata di Odegaard festa e di nuovo, sport. c'è E Lewandowski noi non nuovo. vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Cori, colori, passione. Da queste parti il tifo è una cosa seria e il clima prepartito è davvero intenso. Speriamo di assistere a una partita degna di questo pubblico. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. Galatasaray e Italia. Calcio di punizione per l'Italia. Hernandez. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Martin Odegaard può essere un protagonista oggi. Uno dei suoi primi allenatori lo lanciò alla ribalta notando le sue incredibili doti nel giocare nello stretto con padronanza, classe e capacità rarissime. È destinato a grandi cose. Calcio di punizione per il Galatasaray. Passaggio sulla destra. Passa il pallone, però male. Tentativo di allungare il gioco. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati No. convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. La palla viene rigiocata verso l'interno. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Sceglie di andare per vie verticali. Neymar ha spazio per affondare. Cerca il compagno in area. Tenta di allontanare il pallone. Neymar. Intervento bello ed efficace. Odegaard. E passa. Traversone di Odegaard. Ha preferito andare sul sicuro. Non si tira indietro e conquista il pallone. Potrebbero sorprendere la difesa in contropiede. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Niente di fatto, azione interrotta. Prova Salah. Beh, lui non è tipo da prendere rischi inutili in difesa. Cerca la traccia in profondità. In occasione da rete. E c'è il gol del Galatasaray. Primo gol per il Galatasaray. Azione attentamente pianificata ed eseguita alla velocità della luce. La tipica azione di questa squadra. Sono partiti velocissimi in contropiede con un cambio di passo devastante. Galatasaray sblocca il risultato 1-0. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Oggi non gli danno tregua. Sì, la difesa è stata molto efficace a chiudergli gli spazi. Prova con una palla filtrante. Odegaard. Ennesima palla recuperata. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Nello spazio per Scholl. La palla è ancora loro. Riprende l'azione d'attacco. Pensa al tiro e ci prova. Rodri ci prova con un pallone profondo. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Errore qui, pallone sprecato. Accelera per smarcarsi. È un grande riflesso No. qui. La gioca in avanti con un filtrante. Prova a metterci il piede. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Si assicura di non far correre rischi al portiere. Fa viaggiare il pallone in verticale. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata.
Neymar prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. E l'idea era quella giusta, l'esecuzione decisamente no. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Che giocata in dribbling! Straordinaria motivazione da entrambe le parti. All'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà difensiva. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Mbappé interrompe l'azione avversaria con un bel anticipo. Rodri prova la fondo sulla destra. Possono far male in ripartenza. Adesso passaggio splendido, Mbappé, e para ancora. Qui si è davvero superato per prendere quel pallone. Certo, la difesa dovrebbe aiutarlo un po' di più. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Cercano la ripartenza rapida. Può essere veramente pericoloso. C'è spazio da sfruttare in verticale. Deve solo tirare. C'è... Bella parata di Ter Stegen. No, incredibile. Incredibile. Il primo tempo va in archivio con un solo gol sul tabellino, che al momento è quello che decide anche la partita. Negli ultimi 45 minuti però può ancora succedere di tutto. Hanno giocato complessivamente bene, ma sono mancati in fase realizzativa. Sono sicuro che nel secondo tempo faranno di tutto per recuperare. Substitution. Partiti, e speriamo che questo secondo tempo possa regalarci calcio di punizione per l'Italia. Si ferma qui la manovra. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Lo supera! Messi ha spazio davanti a sé, allunga il piede verso il pallone, avanti può far salire i compagni. Gagliardo, l'allenatore cerca di mischiare un po' le carte con una sostituzione durante la pausa. Immagino sia un cambio di natura tecnica, giusto approfittare dell'intervallo. Ora bisogna solo vedere se sortisce l'effetto desiderato. Non si fa sorprendere da quella palla. Ha cercato la giocata nello spazio, ma non riesce. Tiro. Conclusione che va fuori, neanche di poco. Ha cercato il gol con una conclusione dalla distanza, ma da lì era molto difficile impensierire il portiere. Evita ogni pericolo per il momento. Casemiro. Un'altra azione in copertura. Palla a cercare la profondità. Pallone interessante, in verticale. Occasione per il contropiede. Se ne va. Mané. Traversone, basso. C'è Messi. Una bella giocata nello spazio. Prova il tiro. La mette in rete. Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. Non gli è mancato nel tempo e nello spazio. Facile così. La difesa non può permettersi di lasciare tanta libertà a un giocatore come lui. Andava marcato Mbappé. Pure. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Si era inserito benissimo sul filo del fuorigioco, con i tempi giusti. Avrebbe potuto concludere meglio, ma resta una bella azione, Fabio. Neymar. Coming on the field is number 6, Cristiano Ronaldo. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Prova a superare la difesa con un filtrante. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla.
sbroglia evitando di farsela rubare. Mauro Icardi può calciare, ha preferito andare sul sicuro, la recuperano immediatamente e poteva sfruttare meglio il corridoio che si era venuto a creare. La giocata troppo corta, il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Mohamed Salah si è mosso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Vede lo scatto e cerca la profondità. Ha una palla d'oro tra i piedi. Qui deve tirare. Palla in fondo alla rete! Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati. Grande rapidità di esecuzione. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Questo gol cambia gli equilibri della partita. Ora l'inerzia della gara è tutta a loro favore. Mbappé è un po' troppo ottimista con questo passaggio. Questo è l'atteggiamento giusto, Fabio. Se continuano così possono tornare in partita. Ormai non hanno altra scelta, devono solo attaccare. È proprio così. Si libera e va. Ma perché ha tirato? Io volevo fare il passaggio a Mané. De Ligt avanza deciso. È vero che stanno sbagliando tanto, Fabio, ma l'approccio è quello giusto. Stanno cercando, ma come? Il gol con caparbietà e applicazione. Sono dentro la partita. Robert Lewandowski coming on the field. Number 24. Ma dai, ma dai. Nello spazio. Prova a indeccare lo scatto sul fondo. Da lì può concludere. Può tentare la conclusione. Ragazzi, non giocate durante il fine settimana. Datemi retta. Hanno sfruttato questo contropiede nel giro di pochi secondi. Datemi retta. Non hanno concesso alla difesa il tempo di riorganizzarsi. Erano sempre un passo avanti. La loro rapidità è stata fondamentale. E ora ci sono due scores. E il pallone finisce in rete. Questo gol, Fabio, è la degna conclusione di un assist geniale. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Sono stati bravissimi a rimettersi in corsa. Potrebbero anche andare a vincere. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Sbaglia il passaggio, mal calibrato. Messi. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. C'è Messi. Inventa nello spazio. Ha spazio per provare il tiro. Bella parata, no, di Ter Stegen. Che classe, ottimo salvataggio. Una bella parata in risposta a una buona conclusione. L'arbitro guarda il cronometro. Questo corner potrebbe essere l'ultima azione importante. Sale in cielo e va di testa. Istinto e tecnica. Che parata! Qui ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Cristiano Ronaldo cerca e come c'è Benzi che provano a ripartire in velocità. Una bella giocata nello spazio. Può liberare il tiro. Attenzione! Non si passa! Mbappé! Qui è stato bravo lui invece. Niente da fare, ha perso una buona occasione. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Figurati. Ci prova con un pallone profondo. Palla recuperata e ora possono ribaltare rapidamente l'azione. Si chiude dunque la sfida con il fischio. Io, ragazzi, meglio che non parlo, so solo che devo trovare il tempo di giocare fino a sabato mattina. Ancora le partite di ieri e di sabato erano state registrate sabato mattina. Vabbè, andiamo. Non giocate il fine settimana o fino a sabato mattina, già queste
2731, preoccupante. Dopo so che c'è chi fa delle cose per partire con l'over al basso. No, però questo è proprio il Napoli. Allora, dai, proviamo Ter Stegen, diamogli un'altra possibilità. Messi, quante belle frecce. Partiamo così e vediamo che succede. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni medie avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni. Neymar! Ma dai, ma come si fa a sbagliare? Cioè, capisco se mi perdi il portiere. È un giocatore che può risolvere una partita da solo. Traoré, la gioca in avanti con un filtrato. Osimhen! Non ci pensa, su due volte la rinvia. Ci prova con un pallone profondo. Mario, attenzione al tiro! Mario. No, il tiro manca clamorosamente il bersaglio. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. La riprendono immediatamente. Palla a cercare la profondità. Una manovra avvolgente che ha liberato il giocatore. Pronto? Bella parata di Ter Stegen. Grande Ter Stegen. Fulminio, gran parata. Il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Primo calcio d'angolo dell'incontro. I difensori sono pronti a salire. Vediamo se riescono a sfruttarlo. Tocca con la toglie dalla porta. Di Lorenzo. Un gol capolavoro. Vabbè. Una dichiarazione di intenti, Fabio, più che un gol. Il capitano mette le cose in chiaro e suona la carica con questo gol. Vuole vincere a tutti i costi. Povero portiere qui. Era riuscito a opporsi alla prima conclusione, ma non poteva fare nulla sulla ribattuta. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. Eh beh sì, pure. Neanche mi ha rinviato. Possono far male in ripartenza. Adesso si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Di Lorenzo vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Bella parata di Ter Stegen. È scattato con un tempismo perfetto. E quando mai? Una bella giocata nello spazio. Che gioco! Osimhen! Bella parata di Ter Stegen. E fortuna Ter Stegen. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Il loro secondo corner del match. Conducono in questa statistica sugli avversari ancora zero. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. La gioca lunga sulla sinistra. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Prova con una palla filtrante. Pallone interessante in verticale. Messi la mette in mezzo. Eh beh, ovviamente fai una zozzeria di tiro. Conclusione però non perfetta. Non puoi concedere tutto quello spazio sulla fascia. I difensori avrebbero dovuto temporeggiare e chiudere meglio lo spazio. Politano. Neymar. È con Mbappé. È con Mbappé che
Mbappé, sguscia via la difesa. Intervento tempestivo della difesa che evita così dei guai. Vede lo scatto e cerca la profondità. Passaggio smarcante, ora deve segnare. Ottimo intervento. Recupera il pallone in scivolata, l'arbitro dice che si può proseguire. Politano evita l'avversario con un dribbling elegante. Sembra sia calcio d'angolo, infatti è così. Con questo sono tre gli angoli della loro partita. Ancora zero per gli avversari. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Mbappé. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da quassù è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però insomma. Sceglie di andare per vie verticali. Cerca la profondità, ma niente da fare. Devono far girare rapidamente il pallone e andare nello spazio. Anguissa, oggi è autore di un assist. Lobotka tocca in avanti, prova il cross, svetta di testa. Ha fallito una clamorosa occasione. Politano prova a superare la difesa con un filtrante. Niente di fatto, azione interrotta. Traoré. Ennesima palla recuperata. Anguissa. Un altro passaggio ben eseguito. Buona costruzione. Occhio, possono ripartire qui. Accelera per smarcarsi. Neymar. Può vedere la porta da lì. C'è il tiro. No, allora, vabbè, ragazzi. Cioè. Ha salvato la sua squadra a portiere battuto. Si è sacrificato ed è stato decisivo. Palla nello spazio, attenzione, lo supera. Ottima chiusura qui sul tentativo di dribbling. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Mario Rui anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericolo. Il quarto uomo indica 2 minuti di passaggio recupero. Sulla destra. Politano. Si riparte con un fallo laterale. Palla dentro di Politano. È riuscito a impattare il pallone, ma non è andato a segno. Sono stati bravi ad allargare le maglie avversarie e arrivare al cross. Per la difesa è un chiaro campanello d'allarme, Fabio. È il quarto calcio d'angolo che si apprestano a battere. Ancora nessuno per i rivali. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Il primo tempo va in archivio con un solo gol sul tabellino, che al momento è quello che decide anche la partita. Negli ultimi 45 minuti però può ancora succedere di tutto. Fino adesso non è andata esattamente come si aspettavano, ma non c'è alcuna ragione per perdere la testa. C'è tempo per rientrare in partita. Sostituzione per l'Italia. Numero 22, Messi. Partiti. 9, e speriamo che questo 21, secondo tempo possa regalarci Neymar. Grandi emozioni. L'Italia ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Calcio di punizione per il Napoli. Si torna in campo con qualche volto nuovo. È comunque un buon momento per una sostituzione. Ricordiamo che per le nuove regole l'intervallo non conta come una delle finestre in cui è possibile fare cambi. Mario Rui la butta in mezzo,
Pericolo. Ødegaard. C'è l'opportunità per il contropiede. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Aveva diverse opzioni davanti a sé, ma non è stato in grado di sfruttarle. Un paio dei suoi compagni avranno da ridire su questa gestione. Traversone verso il centro. Si sbarazza immediatamente del pallone. Credo sia la prima volta che giocano la sfera in verticale. Mané! E sarebbe stato davvero un gol bellissimo, peccato. La dà indietro per evitare Grane. Palla buttata via, peccato. Prova a darla profonda nello spazio. Lobotka. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Cercano un'azione veloce. Calcio di punizione per l'Italia. Esattamente questo l'approccio che devono adottare se vogliono provare a riaprire la partita. Ormai non hanno altra scelta, devono solo attaccare. È proprio così. Ahmed Traoré. Lobotka. La giocano rapida, nello stretto. Colpisce il pallone. Ha sprecato malamente un passaggio davvero illuminante. È così, Fabio, che si sfruttano gli spazi. Ha tagliato fuori la difesa creando una ghiotta occasione da gol. Sbaglia il passaggio, mal calibrato. Rahmani. C'è spazio per andare in contropiede. Cerca la traccia in profondità. Se ne va. Kvaratskhelia la mette in mezzo. Hanno già riconquistato palla. Sono al costante inseguimento della palla. Non è un buon segno questo. Lobotka. La difesa vince questo round. Fa viaggiare il pallone in verticale. Riceve bene Mané. Si avvicina alla porta. Vediamo cosa decide l'arbitro. Vabbè. Calcio di rigore. È un momento cruciale per entrambe le squadre. Pensavo non fosse manco rigore questo. Ma tanto lo bara, ovviamente. Per 79, non c'è nessuno gara. Di meglio? Vabbè, andiamo bene. E come te sbagli? Brutto errore qui, imperdonabile. È imperdonabile. Ma diamo il giusto merito alla risposta del portiere. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Rodrigo interviene di esperienza. Cerca una soluzione con la palla lunga. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. Anghissà. Compagni un po' indispettiti da questo errore. Doveva fare meglio. L'idea del passaggio era giusta. Gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Manovra offensiva che si conclude in modo piuttosto deludente. Ci prova con un pallone profondo. Ed ecco il tiro! Palla allontanata senza troppi complimenti. Pallone interessante in verticale. Fallo, nessun dubbio. Ma come fallo? Ma ci è passato la palla. Mario Rui.
Bell'1-2. Mario Rui. C'è il colpo. Un grande intervento del portiere. Che parata! Certo, non un intervento di routine. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha neutralizzato quella palla. La carta della disperazione. Non serve a niente, però ci si deve provare. Sostituzione per l'Italia. La palla termina sul fondo per quello che sarà il loro quinto calcio d'angolo. Un numero in questa statistica sugli avversari è ancora zero. Il numero 11, il numero 8, Xabi Alonso, cambio di giocatori. Ci prova! Spazza via senza fronzoli. Chissà. Sulla destra Di Lorenzo riesce ad intercettare. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Ci saranno 3 minuti di recupero. Di Lorenzo. Cagliuste. Costruiscono la manovra con sicurezza. Allontana. Sembrano. E l'arbitro dice che può. Complimenti all'avversario, ragazzi. Ma se mi permettete un consiglio, non giocate il fine settimana, dal sabato pomeriggio in poi. Questo è il mio personale consiglio. Io farò così. Purtroppo non ho potuto giocare prima. Buona domenica, ragazzi. A domani. Ciao.